Bella ragazzi, buongiorno. Oggi siamo praticamente al KVK, quindi alla Guerra dei Regni. Praticamente abbiamo appena preso il forte, abbiamo scacciato praticamente tutta la gentaglia che era dentro. Adesso siamo in fase di rinforzo, ragazzi. Allora, praticamente vi dico subito che abbiamo fatto poco in questo KVK, almeno io ho fatto poco in quanto praticamente sto ancora festeggiando il mio compleanno. E quindi ho dato manforte giusto per prendere il forte. Vediamo che cosa c'è dentro. Praticamente stiamo rinforzando con quasi 2 milioni di truppe. Abbiamo alcune T4 dentro, ci sono le mie T4 e via. Quindi, visto che adesso aspettiamo di capire che cosa succede, intanto il forte appunto è il nostro, come potete vedere, voglio spiegare alcune cose del KVK. Allora ragazzi, il KVK quando c'è in sostanza, praticamente mi sembra ogni 3 settimane o una volta al mese, adesso non ricordo esattamente. È chiaro che quando c'è il KVK, comunque ragazzi, massima attenzione, se non partecipate comunque o vi mettete uno scudo, o comunque massima attenzione alle truppe, nascondete tutto perché al 100% comunque siete attaccati. Allora, io sto praticamente attaccando il forte dalla base in sostanza. Come potete vedere, la nostra base praticamente non, a parte vabbè, un fuocherello, come potete vedere c'è veramente poca attività, nel senso che comunque quando vengono trovano poco e quindi se ne vanno via. Più che altro trovano le mazzate in sostanza. Voglio farvi vedere anche un messaggio che praticamente il nostro amico War lo ha scritto, si è impegnato tanto, quindi ve lo voglio fare leggere. Andiamo subito a prenderlo. Voi leggetelo. In modo tale che comunque è abbastanza chiaro, mettetevi la pausa se volete leggervelo bene. Allora, intanto voglio spiegare queste due cose. Allora, il KVK in sostanza, almeno adesso stiamo nel KVK 15, quindi, scusa, singolo, quindi in sostanza c'è un KVK con un unico regno. In questo caso ci è capitato il regno 30 e adesso voglio spiegarvi praticamente come funziona. Allora, praticamente, scusatemi ragazzi, allora, come potete vedere, questi sono tutti i regni. Allora, per andare nel regno 30, quindi per fare il KVK, in sostanza, aspetta che ve lo cerco. Dove cavolo è? 23, 24, 27. Ok, praticamente bisogna cliccare semplicemente qua. Cliccando qua, praticamente, che cosa succede? Si utilizza un rilocatore casuale, si va nel caso. Oppure si clicca praticamente dentro il regno e si utilizza un preciso. Allora, dal momento in cui siete entrati nel KVK, cioè nel regno avversario, praticamente entra una specie di timer che in sostanza vi fa stare in quel regno per 4 ore. Finite le 4 ore, praticamente vi risbatte in sostanza a casa, vi riporta immediatamente a casa in una località casuale, diciamo. L'obiettivo del KVK, ragazzi, è quella di praticamente fare più kill possibili. Adesso vi faccio vedere praticamente qual è l'evento. Allora, praticamente dovete fare più kill possibili. Allora, adesso praticamente questo è il punteggio di Gilda che abbiamo ottenuto fino adesso. Al raggiungimento di 21.000 punti, 21 milioni di punti, praticamente si prendono questi tre scrigni epici. Allora, il vostro obiettivo anche in singolo è quello di fare 1.800.000 punti. Se avete il castello praticamente al livello 25, avete la possibilità di guadagnare tutta una serie di cose, tra cui 6.000 gemme, che ragazzi non sono poche, 3 giorni di acceleratore, 24 ore di acceleratore e soprattutto questi fantastici forze del campione. Vi ricordo che il forze del campione si trova soltanto in KVK se non avete voglia di spendere 100 euro, perché ragazzi questo set del campione è in vendita solo a 100 euro, quindi è veramente una prelibatezza farla. Allora, l'obiettivo del KVK è quello appunto di ammazzare praticamente tutti i nemici, quindi tutti i nemici. Adesso vi faccio vedere, adesso sono praticamente uscito, vediamo se ce n'è qualcuno qua. Niente, non sembra che nessuno c'è in base adesso, anzi saranno andati a dormire ragazzi. Allora,
andiamo subito di nuovo nel campo a 30, così vi faccio vedere quali sono i nemici. Ok, allora i nemici sono praticamente diventano rossi in questo modo, così sono abbastanza identificabili. In sostanza dovete praticamente fare più kill possibili per fare i punti, oppure un altro buon modo per fare punti è quello di rilocarsi nel loro regno e quindi mettersi a zappare. Ragazzi, mettete a zappare nei campi, fate punti. I punti sono fattibili anche sconfiggendo e colpendo i nemici. Ragazzi, è molto semplice comunque da fare, niente di tanto complesso. E un altro modo buono per fare i punti è quello di conquistare le loro torri, le loro fortezze e praticamente mantenerle il più lungo possibile. Noi adesso abbiamo scacciato in pratica loro che erano nella nostra terra. E praticamente stiamo a difenderlo in sostanza, come potete vedere siamo messi là e difendiamo. Vedete ragazzi? Io sono il proprietario del forte e andiamo benissimo. Vediamo se mi viene in mente qualcos'altro da dirvi. Allora, sì, va bene, dai, cose generiche. È chiaro che quando c'è il KVK non zappate nella nostra terra, nel senso che al 100% vengono, vi attaccano le truppe, quindi state on, se zappate, zappate nel regno avversario. Massima attenzione, perché ogni volta che praticamente vi ammazzano, vi feriscono soldati o vi catturano il comandante o quant'altro, comunque andate praticamente a far punti agli avversari. Poi a fine dell'evento, praticamente domani, ci sarà una mega ricompensa in base alla classifica dell'evento, in pratica con le varie gilde. Come potete vedere ragazzi, comunque il punteggio è abbastanza elevato, nel senso 172 milioni di punti. Continuiamo a salire, quindi cosa vi voglio dire? Che se avessimo avuto 180 milioni di punti vuol dire che tutti e 100 di noi hanno completato l'evento a 3 stelle. Sicuramente non è così, in quanto c'è molta gente che ha superato i 15 milioni di punti da soli. Io appunto oggi è una giornata abbastanza difficile, in quanto comunque sto, appunto ve l'ho detto prima, sto festeggiando il mio compleanno e quindi ero più off che on. Adesso mi sono messo un attimo a registrare giusto perché abbiamo preso il forte ed è interessante prenderlo. Detta questa ragazzi, vi saluto e un like se il video vi è piaciuto e forza a tutta la comunità italiana. Ciao belli!